La puntata di oggi ci porta a Piacenza e più precisamente nella chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi, l'edificio sacro prospiciente Piazza dei Cavalli. La meravigliosa basilica gotica conserva all'interno del proprio deambulatorio una cappella che custodisce questo meraviglioso gruppo scultoreo, eseguito da Domenico Reti nella seconda metà del XVII secolo. Il gruppo è interamente realizzato in stucco, ed è la raffigurazione, la rappresentazione della deposizione del corpo del Cristo. Alla scena partecipano ovviamente la Madonna sorretta dalle pie donne, il Cristo, il corpo del Cristo che viene sorretto da Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, mentre San Giovanni Evangelista e la Maddalena sono dolenti ed estremamente racchiusi all'interno di volti straziati dal dolore e partecipano alla scena. Costella questa meravigliosa rappresentazione un gruppo di angeli e di putti che sorveglia dall'alto in maniera dolente la deposizione del corpo del Cristo. È una scena molto enfatica dove il pathos è respirabile ed è palpabile in maniera molto evidente ed è un invito anche alla riflessione, non soltanto al significato eucaristico della deposizione del corpo, che in questo caso viene quasi posto sull'altare, ma è anche un invito alla partecipazione emotiva per lo spettatore ed il fedele ancora oggi.